Allora, viste le molte richieste che ho avuto per il 33esimo canto, perché ovviamente serve a voi studenti per la scuola, ci fermeremo un attimo il percorso che stiamo facendo, che siamo arrivati al 29esimo canto, è un percorso che riprenderemo poi. E farò subito questo video per questo 33esimo canto, sperando di esservi d'aiuto, ecco. Se passate per Roma, offritemi un caffè, insomma. Quindi, detto ciò, 33esimo canto dell'Inferno della Divina Commedia, facile facile per voi. Allora, questo è un canto molto famoso per l'episodio ovviamente di Ugolino, del conte Ugolino. Il conte Ugolino è Ugolino della Gradesca, muore diciamo nel 1289, quindi una storia contemporanea, un personaggio contemporaneo a Dante. La sua morte è avvolta in un alone di mistero. Si dice che il conte Ugolino abbia fatto qualcosa di veramente orribile. Ne viene fuori quasi una leggenda e Dante appunto prende spunto da questa leggenda per creare questo personaggio e per sondare un sentimento in particolare, e cioè il sentimento della follia umana. Dante usa il conte Ugolino per dirci che l'uomo in preda alla follia umana è capace di cose agghiaccianti, di cose assurde, ma ci dice anche che questa follia umana non nasce quasi mai dal nulla, ma c'è sempre un motivo. Oggi sentiamo nel telegiornale magari mamme che buttano i figli dalla finestra, ecco, magari diciamo, ma com'è possibile? Ecco, purtroppo, anche se folle, c'è un motivo e questa cosa è molto agghiacciante. Quindi Dante usa questo personaggio, un personaggio potente. Ugolino della Gradesca era un signorotto di Pisa, un signore abbastanza potente di Pisa. Si faceva la guerra con l'arcivescovo Ruggeri per prendere il potere sulla città di Pisa, e appunto l'arcivescovo Ruggeri lo invita ad un pranzo per parlamentare. Durante questo pranzo però lo tradisce praticamente, lo cattura lui e i suoi figli e lo imprigiona nella muda e lo lascia morire di fame. Quindi si crea questa alone di mistero sul come, su che cosa abbia fatto il conte Ugolino chiuso in questa torre che si chiama la muda, si chiama così perché si diceva che ci andavano gli uccelli a fare la muda delle penne, a cambiare le penne. Quindi Dante usa questo personaggio potente, lo spoglia di ogni potere, lo spoglia di ogni possibilità, addirittura la possibilità di mangiare, non solo la possibilità di dar da mangiare ai propri figli. Ecco, questa cosa Dante ci dice che è un uomo spogliato di ogni cosa, della speranza e della possibilità del futuro, è capace di cose assurde e agghiaccianti come quella che farà il conte Ugolino. Allora, siamo appunto nel 33esimo canto, ci troviamo nel Cocito, il nono cerchio. Il Cocito è un lago ghiacciato dove sono puniti i traditori in diverso modo a seconda del tradimento. Quindi c'è chi è immerso in questo lago con la testa in giù, chi con la testa in su, insomma, vedremo poi più in là le condizioni dei peccatori. Questo Cocito è diviso in quattro zone: la Caina, dove sono puniti i traditori dei parenti e che già abbiamo sentito, se non vi ricordate male, nel quinto canto Caina attende chi abita Cispense, quindi Gianciotto Malatesta, che uccise i parenti, finirà in Caina. Poi c'è l'Antenora, dove ci sono i traditori della patria, e qui troviamo il conte Ugolino, la Tolomea, dove sono i traditori degli ospiti, vedremo la seconda parte del canto è dedicata appunto a questa Tolomea, e la Giudecca, dove sono i traditori dei benefattori e dove c'è anche Satana. Ora, in questo primo video del 33esimo canto, appunto, tratteremo l'episodio del conte Ugolino. Nel video successivo, finiremo il canto. Allora, abbiamo detto chi è e come è morto il conte Ugolino, perché è morto, e ora, quindi, riallacciandoci al 32esimo canto, il finale del 32esimo canto, Dante, che sta camminando su questo Cocito, vede a un certo punto una buca. In questa buca ci sono due spiriti, due anime sedute, e una di queste due tiene in mano la testa dell'altra e la sta letteralmente mangiando, la sta divorando. Dante si rivolge a quest'anima dicendogli: perché fai una cosa così crudele? Dimmelo, così io quando tornerò sulla terra, magari scrivendo di te, ti potrò anche rendere giustizia, volendo.
questo punto subito il 33° canto inizia in un modo terrificante. Dante ci vuole subito mettere in uno stato di apprensione e paura. Infatti inizia con una scena degna di uno dei miglior film horror attuali, in quanto il conte Ugolino, che sta rosicchiando, sta mangiando la testa dell'arcivescovo Ruggeri, alza la bocca, infatti la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccatore, forbendola ai capelli del capo che gli aveva di retroguasto. Cioè, il conte Ugolino alza la bocca, alza gli occhi verso Dante, prende i capelli della testa dell'arcivescovo Ruggeri e si pulisce la bocca con questi capelli. Quindi l'immagine è subito tetra, è subito terrificante, paurosa, perché Dante ci vuole dire subito: ehi lettore, stai in campana che qui si trema. E quindi, appena ha fatto questa cosa, comincia a parlare e si rivolge a Dante, inizia questo monologo e si rivolge a Dante dicendogli: tu vuoi che io rinnovelli il disperato dolore che il cor mi preme, già pur pensando pria che io ne favelli? Cioè, tu vuoi che io ti racconto un disperato dolore che mi preme il cuore solo a pensarlo prima che io ne parli. Poi continua, però dice: se le mie parole esser di enseme che frutti infame al traditor chi rodo, dice, se le mie parole frutteranno infamia, saranno seme che frutteranno infamia al traditore che sto rodendo, cioè all'arcivescovo Ruggeri, allora tu mi vedrai lacrimare e parlare insieme. Questo lacrimare e parlare insieme ci ricorda un po' anche l'episodio di Francesca, no? Di Paolo e Francesca. I due canti sono un po', non dico legati, ma c'è una leggera similitudine, in quanto qui la protagonista è la fame che porterà alla follia di Ugolino, e la lussuria viene vista da Dante come una forma di fame. Quindi, diciamo, c'è un piccolo filo sottilissimo che unisce i due canti. E detto ciò, appunto, il conte Ugolino dice, si presenta dicendo che ha sentito parlare Dante e ha capito che è toscano, non sa come è sceso qui e per che modo, cioè non gli interessa neanche, è un uomo orgoglioso il conte Ugolino. Però dice: tu devi sapere che io fui il conte Ugolino, e lo dice con orgoglio per farci capire che era un uomo potente. E dice: questi è l'arcivescovo Ruggeri, or ti dirò perché son tal vicino. E dice: ora te lo dico perché sto qui vicino a lui. E gli dice che per effetto dei suoi mai pensieri, e fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Cioè, dirti che io per effetto dei suoi mali pensieri, delle sue male intenzioni, io sono stato preso e poi sono stato catturato da lui e poi sono morto, dir non è mestieri, cioè che te lo dico a fare, lo saprai sicuramente perché sei fiorentino e quindi lo sai. Però quello che non puoi aver inteso, e cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Io gli dici: però quello che non puoi aver sentito, perché nessuno l'ha visto tranne io e i miei figli purtroppo, è come io sono morto, in che modo crudo io sono morto, e ora te lo racconterò e saprai se m'ha offeso, te ne renderai conto da solo che mi ha offeso. E comincia questo racconto dicendoci, appunto, che breve pertugio dentro della muta, la qual per me è il titolo della fame, ma che conviene ancor che altrui si chiuda. Quindi, dentro questa muta, dentro questa torre, che a lui gli fa rivenire in mente la fame, ovviamente, e subito, vedete, subito arriva Dante ci presenta subito uno degli elementi principali del canto, che è la fame. C'è appunto un pertugio, una finestra da cui lui ha visto più lune, quindi sono passati più giorni. A un certo punto, un giorno, una notte, lui fa un sogno premonitore. Sogna appunto dell'arcivescovo Ruggeri, che si mette a capo di una battuta di caccia su un monte, il monte per cui i pisan veder Lucca non ponno, un monte che tra Lucca e Pisa, infatti i pisani non possono vedere Lucca perché in mezzo c'è questo monte. Bene, su questo monte c'è questa battuta di caccia con a capo l'arcivescovo Ruggeri, a capo di Cagne Magre, Studiose e Conte, Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi, sono tre famiglie alleate dell'arcivescovo Ruggeri. Iniziano questa battuta di caccia al lupo, a un lupo e ai suoi lupicini, ai suoi figli. E il conte Ugolino dice che in picciol corso, cioè in poco tempo, il lupo e i lupicini, presi dal panico, dalla paura, si cominciano a mangiare tra di loro. Quindi si sveglia di soprassalto e sente piangere nel sonno i suoi figlioli che era con Meco. Quindi presenta a Dante, dice a Dante che con lui ci sono i suoi figli e stanno piangendo perché probabilmente hanno fatto lo stesso sogno del padre. Quindi a questo punto si rivolge a Dante dicendogli: ben se crudel, se già non ti duoli, pensando a ciò che il mio cor s'annunziava, e se non piange, mar di che pianger suoli? Gli dice: sei crudele, se non
Cioè, se non pensi a ciò che il mio cuore si annunziava, quello che stavo per capire io, che avevo capito io, se non piangi per questa cosa, solitamente di cosa piangi? Sei un uomo crudele se non lo fai. E quindi continua il suo racconto dicendoci appunto che i figli, che erano con loro, se li sentì nel sonno domandare del pane e piangere. E ci dice che quando appunto si sono svegliati e arriva il momento in cui il cibo ne soleva essere addotto, cioè erano soliti prendere da mangiare, bene, quel giorno non succede perché lui sente chiavare l'uscio di sotto alla ribeltorre. Capisce che l'arcivescovo Ruggeri ha deciso di farli morire di fame. A questo punto il contucolino non... guarda in un modo angoscioso i figli e dentro impetra, cioè diventa di pietra, cerca di non far uscire i suoi sentimenti, le sue paure, per non farli vedere ai suoi figlioli. Ma i suoi figlioli però si accorgono di questa cosa e uno dei suoi figli, Anselmuccio, gli dice: "Padre, perché ci guardi in questo modo? Che cos'hai?" Quindi il contucolino a maggior ragione non risponde, sta in silenzio tutta quella notte e il giorno appresso. Ci dice appunto che il giorno appresso, appena dal pertugio, da dove il contocolino ha visto già molte lune, entra un po' di sole, un po' di raggio di sole, illumina le facce dei figli del contocolino, dei quattro figli del contocolino, lui si rende conto che hanno la faccia scarnita dalla fame e capisce che probabilmente anche lui è in queste condizioni e per la rabbia, perché è un uomo potente che non riesce neanche in quel frangente a dare da mangiare ai suoi figli, per la rabbia che a breve diventerà follia, si morde le mani in questo modo. I figli, pensando che lui sta facendo questo per voglia di manicare, perché ha fame, bene, si alzano e qui la follia diventa quasi grottesca e si rivolgono al padre dicendogli: "Padre, assai ci fai in mendolia che tu mangi di noi, tu le vestisti queste misere carni e tu le spoglia." Cioè i figli si offrono come cibo al padre. Questa, ecco, la follia ha raggiunto l'apice nell'episodio e ora vedremo che succederà qualcosa di veramente terribile. Il contucolino allora non risponde, sta zitto, si tranquillizza per tranquillizzare loro e poi rivolgendosi a Dante in un grido disperato, io me lo immagino così, un grido disperato, urla: "Ai dura terra, che non t'apristi?" Cioè quasi invoca la terra ad aprirsi per poter sprofondare, per poter andare via di lì, per poter non essere in quella situazione, in quel momento. E continua il suo racconto dicendogli che appunto tutto quel giorno, il giorno appresso, sono stati in silenzio, sono stati muti, quindi sono già passati 3 giorni. Il quarto giorno, Gaddo, uno dei figli, mi si gittò disteso ai piedi dicendo: "Padre mio, a che non m'aiuti, quivi morì." Quindi il contucolino vede cadere uno dei suoi figli, vede morire uno dei suoi figli, Gaddo, probabilmente il più piccolo, lo vede cadere e non può far nulla, e lo vede morire, non solo, suo figlio gli dice: "Perché non mi aiuti?" Quindi la scena è molto, anche molto commovente, molto triste. E nei giorni seguenti il contucolino dice a Dante che vede cadere i suoi figli ad uno. Nei 2 giorni successivi, dopo che i suoi figli sono morti, lui non fa altro che chiamarli per nomi e scuoterli. Poi succede una cosa. Il canto, l'episodio si chiude con queste parole del contucolino che dice: "Poscia, più che il dolor, poté il digiuno." E qui Dante fa una cosa che già ha fatto nel quinto canto, ci dà una doppia possibilità, una doppia interpretazione. Allora, poscia, più che il dolor, poté il digiuno, vuol dire che una volta che i figli sono morti e lui per 2 giorni li ha chiamati, ecco, poi dopo, più che il dolore, poté il digiuno, anche il contucolino muore di fame. Oppure può voler dire che, e secondo me vuol dire questo, perché la protagonista del canto è la fame, vuol dire che poscia più che il dolor, poté il digiuno, cioè la follia del conte Ugolino, presa dalla morsa, lui preso dalla morsa del digiuno, si mangia i figli e dopo muore. Ed ecco perché all'inferno sta rodendo, sta mangiando la testa dell'arcivescovo Ruggeri. Il canto si chiude con Dante, l'episodio si chiude con Dante che dice: "Detto ciò, riprese il teschio misero coi denti, e con gli occhi torti riprese il teschio misero coi denti che furono all'osso come d'un can forti." Quindi il contucolino, finito questo racconto terrificante, prende la testa dell'arcivescovo Ruggeri con gli occhi torti e ricomincia a mangiarla come fosse un cane, appresso all'osso, appresso appunto a rosicchiare l'osso. E così si chiude questo terrificante
episodio.